L'anziano con questo progetto di vita vuol dimostrare di essere naturalmente pronto ad altre sfide. Quali sono queste sfide che avete individuato? Allora, noi siamo partiti, come sapete, dall'applicazione del metodo Montessori all'Agrinido e poi abbiamo anche sperimentato invece nella longevità attiva un format di servizi che le aziende agricole possono invece offrire agli anziani, naturalmente un format gestito e organizzato insieme all'IRCA, quindi sempre dal mondo scientifico. E abbiamo visto, ci sono stati dei feedback molto positivi. La nuova sperimentazione, il nuovo progetto che iniziamo con grande cautela è quello di verificare, come hanno già fatto in molte parti d'Europa e del mondo, ad applicare il metodo Montessori agli anziani con difficoltà cognitive. E quindi in punta di piedi iniziamo questo nuovo esperimento.